chiamo Alessandra e sono un'appassionata di montagna. Dedico parecchio del mio tempo libero all'escursionismo e all'alpinismo, ma anche a cercare di capire e conoscere la montagna. Quindi eccomi ad Aosta. Credo che l'assessorato regionale che si occupa della difesa del suolo mi possano aiutare. Buongiorno, trovo l'assessore? Buongiorno, vado pure su al quinto piano. Grazie. Posso entrare? Mi servirebbero alcune informazioni sulle valanghe e la gestione del rischio correlato. Prego, l'assessore è libero in questo momento. Si accomodi. Buongiorno. Buongiorno. Come sta? Bene? Sto studiando per mio interesse i fenomeni valanghivi. Credo siano una competenza di questo assessorato. Sì, prego, si accomodi pure. Abbiamo qui con noi il dottor Rocco, che si occupa del dipartimento e che segue queste tematiche, quindi sarà ben lieto di dare tutte le informazioni che desidera. Sì, esiste una struttura ad hoc che si occupa del rischio valanghivo, la direzione assetto idrogeologico dei bacini montani, che ha un ufficio specifico, l'ufficio valanghe, che si occupa di emettere nel periodo invernale il bollettino valanghe, si occupa però anche della tenuta del catasto delle valanghe, un documento importante per ricordare gli eventi che si sono succeduti sul nostro territorio, e infine la stessa struttura che si occupa di autorizzare gli interventi in aree che sono a rischio valanghivo. Sì, diciamo che poi tutte queste attività non è che ci danno una garanzia totale sul rischio, perché il rischio zero non esiste né nelle frane né nei fenomeni alluvionali e quindi neanche nelle valanghe, come si può ben capire. L'obiettivo nostro è dare maggiori certezze su quello che può succedere, ma è indispensabile che la persona sempre più si renda conto della sua autoresponsabilità e quindi della sua capacità di condurre la propria vita rispetto alle notizie e alle informazioni che noi possiamo dargli. È importante che la struttura faccia, come stiamo cercando di fare, sempre più un'analisi puntuale, ma poi sta anche alla persona essere capace a valutare di volta in volta. Questo è fondamentale, stiamo facendo soprattutto degli incontri con le scuole per far sì che i nostri giovani imparino questo concetto di autoresponsabilità. So che la Regione Valle d'Aosta è molto attiva nell'utilizzare i fondi strutturali messi a disposizione dall'Unione Europea. Si attua qualcosa anche in quest'ambito? Sì, è vero, li stiamo utilizzando, sono fondi molto importanti e li stiamo utilizzando al meglio. Passerei anche qui la parola al dottor Rocco, che tecnicamente le illustrerà. Sì, infatti in questo momento abbiamo 4 progetti che si occupano del rischio valanghivo. Il primo è RiskNat, un progetto strategico che si occupa di tutti i rischi idrogeologici nell'ottica che ha detto prima l'assessore. Il secondo è Dinaval, che si occupa invece della dinamica valanghiva. Il terzo è MAP3, che si occupa del monitoraggio delle valanghe. E il quarto invece è il progetto Strada, che si occupa degli effetti del cambiamento climatico in alta montagna. Però su tutti questi progetti è bene che lei parli col dottor Segor, che è il responsabile della struttura che segue questi progetti e quindi le potrà dare tutte le informazioni di cui necessita. Grazie mille, ci vado subito allora. Grazie, arrivederci. 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 Arrivederci.